senso, l'ennesimo compleanno non vissuto. Vogliamo tutti e due che si arrivi alla giustizia per entrambe le sorelle. Non c'è stato un solo momento di possibilità di sapere che cosa è successo. Secondo la Minardi, Emanuela sarebbe stata rapita dalla banda dei testaccini. Una storia di intrighi internazionali all'ombra del cupolone, una vicenda di ricatti tra lo IOR, la Banca Vaticana e il Banco Ambrosiano, ma anche la tratta delle bianche, che all'epoca, negli anni Ottanta, era un argomento abbastanza quotidiano. Ecco, di tutto di più si è detto sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne cittadina vaticana, scomparsa dal centro di Roma, era appena stata la lezione di musica, suonava il flauto traverso, dopodiché una telefonata a casa e poi di lei non si è saputo più nulla. Giustamente la famiglia non ne può più, aspetta una risposta, anche perché ci sono stati segnali molto equivoci che sono venuti direttamente dal Vaticano negli anni. Un mistero che dura da troppi anni, ma anche tanti silenzi, forse anche tanti depistaggi, nessuna conferma alle piste che di anno in anno venivano tirate fuori, ma soprattutto è rimasto un fatto molto molto centrale di questa vicenda, il silenzio del Vaticano o anche atteggiamenti che ad oggi ancora non sono molto chiari. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Parole precise quelle di Papa Giovanni Paolo II, che pochi giorni dopo la scomparsa ha fatto questo appello. Ne sono seguite almeno altri 8, però di sequestro nessuno fino a quel momento aveva parlato. Non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. C'è stato anche il legame con l'attentato al Papa, che era avvenuto appunto nel 1981 per mano di Ali Agca, almeno per mano di Ali Agca. Ovviamente, come sappiamo, lui è stato arrestato in piazza San Pietro quel giorno e poi ha cominciato a dire delle cose, cioè che praticamente Emanuela Orlandi è viva. Tante, tante vicende anche legate al Lupo Grigio, che era un gruppo appunto di terroristi turchi, Ali Agca. Ecco, Ali Agca qualche giorno prima del compleanno del 2015 è tornato in Italia ed è andato proprio in piazza San Pietro, in piazza San Pietro dove qualche giorno dopo, appunto il 14 gennaio, il giorno del compleanno di Emanuela, familiari e amici si sono incontrati e c'era anche la sorella di Mirella Gregori, un'altra ragazza scomparsa qualche giorno prima, appena un mese prima di Emanuela, e che aveva la stessa età. Io ho saputo dai giornali che c'era Agca, che era venuto qua con i fiori, l'ho saputo da loro. Lui ha fatto delle dichiarazioni precise su Emanuela, quindi io credo sarebbe stato un dovere da parte della procura, visto che stava a Roma, fermarlo, ascoltarlo e dopo poter dire che non c'erano riscontri e magari denunciarlo pure per calunnia. Tra le teorie, quella della banda della Magliana, tirata fuori da Sabrina Minardi. Sabrina Minardi era la compagna, un'amica, una compagna di Renatino De Pedis, uno dei boss della banda della Magliana, ma era stata anche sposata con un giocatore della Lazio, Bruno Giordano, che in questa vicenda non c'entra assolutamente nulla. La Minardi dice che Emanuela è stata rapita proprio dalla banda della Magliana per ordine di qualcuno che era molto molto in alto. Secondo la Minardi, Emanuela sarebbe stata rapita dalla banda dei testaccini, che è la frangia più pericolosa e potente della banda della Magliana, e per ricattare Papa Wojtyla. Il primo Natale dopo la scomparsa di Emanuela, Papa Wojtyla andò a casa dei genitori della famiglia di Emanuela e disse una frase sibillina: il caso di Emanuela è come il mio, è un caso di terrorismo internazionale. La Minardi dice una serie di cose che al momento appunto sono al vaglio degli inquirenti, tra queste dice di aver saputo dal boss Enrico De Pedis, soprannominato Renatino, che Emanuela sarebbe stata uccisa dopo alcuni mesi di prigionia e gettata in una betoniera. Lei ribadisce che non l'ha vista, non ha le prove, è il racconto che le ha fatto De Pedis, specifica poi le modalità, dice di aver visto dei sacchi gettati in una betoniera eccetera, però sottolinea insomma di non averle viste, di non aver visto il contenuto di quel sacco. È attendibile la Minardi?
Io penso che non possa non sapere tante cose. Lei è stata chiaramente al fianco di Renatino per tanti anni e come amante. Il suo problema credo sia la salute al momento, che non le permette, siccome non ricorda bene tanti dettagli, questo non le permette di essere non attendibile ma precisa nei suoi ricordi, e quindi chiaramente questo è un problema per gli inquirenti, che devono trovare dei riscontri oggettivi alle sue parole. Nel 2008 gli inquirenti si sono affidati a lei e sono partiti dalle sue dichiarazioni per riaprire le indagini che sono al momento in corso. Questa ricostruzione è stata poi confermata anche da un altro appartenente alla banda della Magliana, Antonio Mancini. Per Mancini questo rapimento doveva servire per ottenere la restituzione del denaro investito nello IOR attraverso il Banco Ambrosiano. Ovviamente parliamo di soldi provenienti dalla mafia o anche dal traffico di droga. L'inchiesta è stata chiusa poi ed è stata archiviata. E poi c'è stato un incontro proprio della famiglia di Emanuela Orlandi con questo Papa, non con Giovanni Paolo II, ma con Papa Bergoglio. E Papa Bergoglio, all'uscita della chiesa, ha detto chiaramente: Manuela è volata in cielo. Papa Francesco è un capo di Stato, un Papa. È una storia che va avanti da più di 31 anni. È stato un incontro, non dico casuale, perché lui diceva messa a Sant'Anna nella parrocchia di Emanuela, tra l'altro. E visto che stava là, io sono andato apposta nel tentativo, sperando di incontrarlo. E il fatto che lui dicesse una frase così secca, lei sta in cielo, ripeto a me e mia madre, e poi non dai un minimo di spiegazione del perché, visto che non c'è stata mai la prova. Il Papa di adesso, Bergoglio, davanti a Sant'Anna, ha detto: preghiamo per Emanuela perché è in cielo, senza aggiungere una parola. Questo è come se loro sapessero davvero cosa è successo. Sarebbe ora che lo dicessero alla famiglia. Io da un momento ho fatto tantissime richieste perché pensavo, dico, forse c'è un'apertura. Forse da questo momento stanno cambiando le cose. Ho fatto tantissime richieste per incontrarlo, per avere una spiegazione, però non c'è stata più risposta. Si è alzato il muro più di prima. In fondo noi chiedevamo che il Vaticano in qualche modo avesse un'inchiesta interna sul rapimento di una cittadina vaticana. Sarebbe stata una cosa abbastanza logica. Non ci hanno mai risposto. Figura è inquietante anche quella di Marco Fassoni e Accetti. Lui si è autoaccusato del sequestro di Emanuela Orlandi, ma anche di Mirella Gregori. Bisogna anche dire che nel 2013 ha fatto avere, insomma, ha tirato fuori il flauto di Emanuela Orlandi, che era racchiuso in un giornale dell'epoca. Però anche su questo le analisi non sono mai state molto chiare. Non sappiamo ancora ad oggi se quello era veramente o è veramente il flauto di Emanuela Orlandi. C'è una foto di Mirella sì. con Papa Giovanni Paolo II, sì. C'è quel legame con un altro personaggio. E ci sono altri legami, che se uno appura e va a vedere ci sono altri legami, ci sono altre piccole cose, ma non frequentava il Vaticano come fisicamente poteva fare Emanuela. Per quanto riguarda appunto Mirella, ad oggi? Al momento stiamo aspettando che vaglino veramente le cose che dice il tizio che... Accetti, si propina come esecutore dei sequestri e siamo in attesa di qualcosa di sensato. Ma lei crede alle parole di Accetti? Finché non dà una prova certa, sinceramente no. No. Sembra che ci sia veramente a volte la volontà di continuare a creare confusione. Io finché la cerco viva. Finché non, veramente non troverò il corpo o qualcuno mi dice che non c'è più, la spero e la voglio cercare viva, come spero anche per Emanuela. Emanuela è diventata il simbolo di una verità pretesa, cioè se è vero, come si suppone, che qualcuno conosce la verità, ma come tante altre verità italiane che non sono venute, che non sono emerse. E quindi, essendo un simbolo è facile identificarsi. Oggi è il compleanno di Emanuela, il tuo pensiero? Quello che hanno scritto tutti questi ragazzi anche su Facebook, un augurio a lei ovunque sia veramente.